I put a spell on you. And now you're mine. Cosa sarebbe Halloween senza le lanterne di zucca? Quello che oggi è il simbolo indiscusso di questa festa è il distillato di una lunga e antica tradizione. La lanterna a forma di zucca viene chiamata in inglese Jack O'Lantern oppure Will O'Wisp. Entrambi questi termini in origine erano usati per indicare i fuochi fatui e solo successivamente sono stati associati alle lucerne vegetali. Va detto che il ricavare lanterne da ortaggi è un'attività già ben nota a popoli molto antichi e distanti nello spazio e nel tempo. 700 anni fa, i Maori della Polinesia erano soliti scavare le zucche per farne lucerne e in effetti nella lingua Maori c'è un'unica parola per indicare tanto la zucca quanto la lanterna. Ma Jack O'Lantern ha un'origine europea, molto probabilmente irlandese, diffusasi poi nel resto d'Europa. Si può presumere che le lanterne ricavate da rape e barbabietole fossero un elemento di magia apotropaica, ovvero utile per scacciare gli spiriti maligni che, si riteneva, scorazzassero durante Samhain, una festività per celebrare la conclusione dell'anno agricolo celtico, giunta a noi come Halloween. Con il sovrapporsi della religione cristiana a quella pagana, le lanterne potrebbero aver assunto un simbolismo che richiama la guida delle anime perdute. Secondo una leggenda di origine irlandese del XIX secolo, che si è ampiamente allargata in tantissimi paesi nord europei, l'origine dell'usanza di intagliare rape, e in seguito, con la scoperta dell'America, le zucche, deriverebbe da un tale chiamato Jack Stingy, un fabbro amante del bere e molto astuto che una notte, uscendo da una locanda ubriaco fradicio, si trovò di fronte il diavolo in persona. Il demonio era certo di potersi portar via la sua anima facilmente, ma il fabbro non era uno sprovveduto e pregò Satana affinché si trasformasse in una moneta per un'ultima bevuta prima di essere trascinato all'inferno. Satana accettò e una volta diventata una moneta, Jack lo infilò nel suo borsello nel quale custodiva un crocifisso. A contatto con quell'oggetto sacro, il maligno non poteva riassumere le sue sembianze e pregò il fabbro di liberarlo in cambio di una proroga di 10 anni alla sua condanna. Jack accettò. Puntualmente, 10 anni più tardi, il principe delle tenebre si ripresentò a Jack, che stava percorrendo un frutteto. Ma il fabbro non aveva perduto la sua astuzia e chiese al demonio di cogliere la più bella mela di un albero vicino. Se doveva andare all'inferno, voleva prima mangiare qualcosa di buono. Non sospettando un altro inganno, Satana salì sull'albero e Jack, con il coltello, tracciò sul tronco una croce. In tal modo il demone non poteva più scendere. Satana promise che avrebbe rinunciato al suo intento di portarlo con sé all'inferno se l'avesse fatto scendere. E Jack acconsentì. Il fabbro, sapendo che a lui non sarebbe mai toccata la dannazione eterna, si diede a una vita di peccati e dissolutezze. Il giorno della sua morte, la sua anima nera non fu però accettata in paradiso. Ma quando si presentò all'inferno, Satana rise di gusto dicendogli che per via del loro patto di tanti anni prima, nemmeno lui lo voleva con sé. L'anima disperata di Jack chiese solo una luce per poter farsi strada nelle fredde tenebre della notte. E il diavolo, impietosito, gli donò un tizzone ardente che Jack mise dentro una rapa scavata, prima di vagabondare fra cielo e inferno per tutta l'eternità. Questa storia, in effetti,
ha qualche tratto in comune con le leggende preesistenti sui fuochi fatui, considerati spesso spiriti di bambini morti prima del battesimo, le cui anime scintillano fredde in un limbo. Lo staff di Zelcor augura a tutti gli iscritti un felice Halloween.